Allora, Andrea, il principe di Melchiorre Gioia, intanto come nasce l'idea per questo film? Beh, l'idea in realtà nasce dal protagonista, visto che il film è tratto da una storia vera, quindi diciamo che l'idea ce l'aveva attaccata addosso il protagonista vero in vita della storia. Io semplicemente a un certo punto ho avuto l'intuizione, ecco, di avvicinarmi alla persona perché secondo me lì c'era un mondo visivo che poteva essere interessante per una parte di persone e quindi allora l'ho coinvolto e da lì è andato avanti ancora lui a fare il film, perché di fatto mi ha rilasciato un'intervista di 6 ore raccontando aneddoti su quella che era la sua vita strampalata e notturna in un'epoca dove forse tutto era un po' più concesso, ma veniva altrettanto gestita questa concessione. Che oggi invece è giustamente limitata, forse. E quindi nulla, poi su queste 6 ore di materiale da autore ho levigato chiaramente intorno ai bordi, ho reso tutto più narrazione, quindi più fiction, però dico sempre che c'è un po' di la percezione, un po' di odore, anche di documentario, se vuoi, anche se è grottesco, però si sente qua e là quella punta di onestà nel raccontare un qualcosa che poteva magari essere magari espresso meglio, ma perdeva poi di autenticità. Ti faccio un esempio. Le movenze del nostro protagonista, l'attore Silvio Cavallo, che ha conosciuto il personaggio, la persona è vera, per tutto il film fa questi movimenti. E allora lì ci siamo detti, però magari è ridondante. Però non è onesto raccontarli a intermittenza, perché il principe, quello vero, si muove e si muoveva in quella modalità. Quindi. Appunto, il film è questa sorta di commedia grottesca, diciamo anche un po' cinica, che comunque non è semplice da interpretare. Quindi, come hai lavorato in questo senso con il cast? Allora, ho separato il cast in realtà in due tronconi, no? Tu che hai visto il film, sai che il film è un film corale, no? Dove ci sono tanti personaggi che girano intorno al principe. E quindi il principe, in realtà, fino a poco prima delle riprese, non ha mai incontrato il resto del cast. Ho volutamente con il mio cast director Christian Bani tenuto in qualche modo separati. Questi due mondi, perché era giusto così. E con gli attori secondari, tra virgolette, abbiamo fatto un lavoro di parecchi mesi insieme, perché ognuno doveva portare delle sfumature in scena e non era facile. Non è stato facile perché i personaggi sono veramente tanti e oltretutto non dovevano rubare la scena al nostro principe, altrimenti che principe è, se si fa rubare la scena da chi arriva dopo. Ok, quindi abbiamo dovuto bilanciare un po' il tutto. Con Silvio è stato un po' più, non dico più facile, però è stata una gestione diversa della cosa. Lui ha avuto la fortuna di incontrare l'uomo, il principe, e quindi in qualche modo di stargli accanto, di rubare un po' come dicevamo prima, le di parlare, eccetera. E poi è andato parecchio a ruota libera, a istinto, no? Ovviamente dentro ad una tecnica comportamentale di scena, però è andato molto a istinto e a sensazione. A mio avviso ha fatto un ottimo lavoro, lui in una modalità come gli altri in un'altra. Quindi sono contento, ecco, per il lavoro attoriale in generale. Come vediamo dalla locandina alle tue spalle, il film ha questo sottotitolo Una storia inutile. Perché è inutile? Beh, intanto dico sempre un po' è una provocazione, se vuoi, no? Perché se ci pensi dici, ma questo fa un film e ci scrive sotto che è inutile e poi invita la gente ad andare in sala a vederlo, questo film. Non ha senso, no? Di per sé. E questo. E poi dal punto di vista invece proprio della sceneggiatura, perché la sceneggiatura è una sceneggiatura eretica, non rispetta i canoni classici.
della struttura, anzi se ne sta proprio alla larga. Per esempio, non c'è lo sviluppo del personaggio, non c'è un obiettivo del protagonista da raggiungere, no? E questa cosa mi piace perché è un film rischioso, però è anche un film anomalo perché non, insomma, va contro quelli che sono i criteri che spesso e volentieri invece aiutano una sceneggiatura. E quindi non ha un filone logico, ma in realtà tutto quanto dovrebbe, usiamo il condizionale, amalgamarsi bene, no? E quindi il film si lascia seguire con una certa leggerezza. Quindi anche per questo è inutile, perché non rispetta quelli che sono i criteri della struttura narrativa ormai consolidata, questo. Diciamo, il principe è un po' un antieroe della società moderna, una società in cui tutti cercano sempre di raggiungere appunto un obiettivo o comunque di ottenere il meglio. Secondo te un po' la sua storia ci insegna anche, diciamo, ad accettare la sconfitta, che è un qualcosa che un po' abbiamo perso ultimamente? È esattamente questo. Guarda, forse la parte utile, se vogliamo, perché non mi andava di raccontare un messaggio, magari buonista anche, ho già dato, no? Con i due film prima. E quindi forse la parte utile del film, se vogliamo parlare di messaggio, forse è esattamente questa cosa che hai detto tu, nel senso che lui si è in una scala da 1 a 10 di quella che può essere la classe sociale, eccetera. Ecco, lui si è posizionato al suo posto, senza dover necessariamente sgomitare per raggiungere il tassello superiore. E forse è giusto che sia così. Non possiamo stare tutti sul gradino più alto, perché altrimenti creeremmo un peso tale da cadere tutti quanti a fondo. E, giusto? Mi Certo. piace questa metafora, è venuta bene, carina. No, comunque questo è il principio. E quindi lui si è posizionato dove meglio gli è riuscito, senza però dover faticare. E poi chi l'ha detto? Un'altra cosa che mi sono sempre chiesto è: ma chi l'ha detto che vivere così, quindi con questa adolescenza, ecco, appiccicata sulle spalle sempre e comunque, sia totalmente sbagliato? Forse perché ci hanno insegnato che dobbiamo andare da tutt'altra parte, stare dentro a degli schemi, a delle regole prestabilite. Ma delle volte queste regole prestabilite magari portano alla guerra, per esempio. Invece stare da una parte e giocare alla vita, a delle non regole di comportamento sempre e necessarie, magari ci fa vivere con una spensieratezza attaccata addosso che di certo non porta alla guerra, ma magari porta ad una discoteca. Invece ti posso chiedere un po' in generale quali sono le tue ispirazioni a livello cinematografico? Ma allora, guarda, io faccio sempre una cosa, sono onesto in questo. È chiaro che quando scrivi un film, vuoi o non vuoi, senti, no, il sapore di altri film che si siedono alla scrivania insieme a te, no, mentre stai scrivendo, e tu cerchi di cacciarli via. E allora, una delle cose che faccio è quella di non appoggiarmi ai film, che magari che chiaramente ho già visto, no, e mi possono parzialmente influenzare. E allora evito di riguardarli, evito di avere una memoria fresca su quei film. Il film invece mi capita di liberarmi del film che ho scritto e quindi di tornare magari a vedere quelli che sono dei film che possono avvicinarsi a questa storia. Secondo me, allora, questa storia nella tristezza, no? Perché c'è anche un fondo velato di tristezza, come dicevamo prima. Lungo le corde del film, ad esempio, cito Barfly con Mickey Rourke, la storia di Bukowski, no? Dove c'è anche lo stesso Bukowski che fa la comparsa. Avevo letto da qualche parte che aveva creato un casino, era difficilissimo da gestire. Vabbè, quindi, quella, ecco, ad esempio, potrebbe essere un film. Volontariamente mi sono, ecco, appoggiato. Può essere, non ne ho la certezza, ecco, e questa è la cosa bella. E dall'altra parte. Ma una cosa simpatica che dicevamo l'altro giorno è che è venuto fuori una sorta, con le due stanze, ma una sorta di grande Lebowski Brianzolo, no? Una cosa di questo tipo.
che fa brutto anche raccontarlo così, però è un po' questo, ma forse per la goffaggine di tutti i personaggi intorno, un po' questo. Senti, da spettatore invece hai dei miti, magari dei registi di cui, non so, hai visto tutti i film? Ma guarda, ce n'è uno che in realtà ha dato un po' il là a quella che era una mia passione, che era più legata alla scrittura, no? Te ne cito uno, te ne potrei citare tantissimi, ma te ne cito uno anche per omaggiarlo, per via di come poi sono andati gli eventi della sua di vita. E ti cito Francesco Nuti. E la cosa che un po' mi rattrista è che la generazione di adesso, se citi Francesco Nuti, non lo ricordano e lo ricordano poco, no? E pensare che è passato poco tempo da quando invece in realtà era lì sulla scena a combattere con dei film mai semplici. È questo che mi ha catturato in lui. Non è tanto la... Sai, essere regista non è il fatto di essere bravo nella complessità della macchina del cinema, nella gestione del tutto. È bello anche raccontare i film in modo personale. Okay, adesso esco un po' dal contesto e dalla domanda che comunque a cui ho risposto. Adesso ci sono molti tecnici, io lo vedo, gente che veramente è capacissima di stare al computer, di stare alla macchina da presa, i giovani, no? Quindi tanto di cappello. Però non ci sono più, o ce ne sono pochi, gli sceneggiatori. E lo sceneggiatore, se vuoi, è un po' è la protesi poi del regista, o il regista è la protesi dello sceneggiatore. Ecco, c'è questo scollamento. Quindi c'è tanto da una parte, ma poi mancano le storie. E se ci sono le storie, mancano le storie quelle dove, insomma, dove ce la si rischia un po'. Non so se è chiaro il concetto. Sì, Nuti, sì, sì. Nuti, per fare i suoi film, invece ogni volta insomma doveva combattere a tutto tondo, anche per la riuscita del film stesso. Ci sono un sacco di aneddoti su quello che era il Francesco Nuti sul set. Senti, allora, abbiamo detto che con questo film non volevi lanciare un messaggio in particolare, però diciamo, cosa dovrebbe aspettarsi il pubblico che va in sala a vedere il tuo film? Dovrebbe alleggerirsi dalle rotture di scatole della vita di tutti i giorni, soprattutto dal lunedì al venerdì, okay? Quindi questo. Non a caso il film nella tournée siamo spesso nel cuore della settimana, ecco, proposti nel cuore della settimana e meno sabato e domenica. No, a parte gli scherzi, però questa è sicuramente una cosa. E quindi non dimenticarsi di che si può sorridere davanti a un film del genere, anzi, dovrebbe essere un film contagioso, e quindi è un film che non va giudicato, va vissuto, e bisogna in qualche modo essere complici di questo film. Io lo so che ci sarà una parte degli spettatori, lo percepiscono, ne ho la certezza, no? Però ci saranno delle generazioni diverse, no? A vedere il certo. Film. Allora magari ci sarà anche chi a qualcuno magari darà noia all'inizio del film, sentire queste parolacce in continuazione, questo modo di parlare, di esprimersi, mai volgare, ma c'è sempre questa cosa che è un po', che magari non da tutti viene, ecco, recepita come un qualcosa di necessario. Ecco, però ecco, una cosa che mi piacerebbe, ecco, che lo spettatore che lo spettatore, ecco, in qualche modo si lasciasse, ecco, come tempo a disposizione, è proprio quello di un po' di pazienza, perché succede una cosa che ha del miracoloso, se vuoi, no? Lungo, tu il film l'hai visto e quindi sai di cosa sto parlando. Mentre il film va avanti, poi queste parolacce non sono più fastidiose, cioè fanno parte del modo di parlare, dello slang del protagonista e degli altri, sì. E quindi ti lasci avvolgere da quello che è un modo di fare o un modo di essere. Allora mi piacerebbe che lo spettatore si lasciasse andare dentro ad un mondo, ad uno spaccato di vita che non è il suo, con un po' di altruismo, ecco.